Samsung ha ascoltato le lamentele piovute sul Galaxy S6 dell'anno precedente ed ha sparato fuori un top di gamma con i controrazzi. Io sono Bob DJ Axe e questa è la recensione del Samsung Galaxy S7 Edge, ma della versione che troverete nei negozi dall'11 di marzo, quindi non una pre-release del questo è quello che dall'11 marzo troverete in tutti i negozi. Claro? Fronte troviamo un display a dir poco meraviglioso. La Madonna! Schermo da 5,5 pollici Super AMOLED, curvo lungo entrambi i lati, che offre una risoluzione QHD 2560x1440 pixel ed una densità di 510 ppi. Lo stato dell'arte degli schermi Super AMOLED. La Madonna! Sul fronte troviamo, oltre ai vari sensori di luminosità e di prossimità, la fotocamera da 5 megapixel con apertura focale 1.7 come la fotocamera sul retro, per selfie bimbo minchia di gruppo, ed il tasto home con sensore di impronte migliorato rispetto al sensore precedente, ora più veloce e preciso. Vi faccio vedere la velocità col quale si sblocca, potete tenere il dito appoggiato e si sblocca. Per quanto riguarda il retro, troviamo la fotocamera da 12 megapixel dotata di apertura focale appunto 1.7 per foto spettacolari, sulle quali ci torniamo dopo. Dual LED flash e sensore per il battito cardiaco che userete mai. Devo ammettere che il nuovo form factor è veramente comodo e mi sembra perfetto, non troppo grande e, come dicevo appunto, comodo da tenere in mano. Ora il telefono ai lati non taglia come l'S6 Edge, vi ricordate? E la presa è più sicura e confortevole. I tasti del volume sono sulla parte sinistra, tasto accensione e spegnimento sulla parte destra. In basso troviamo jack, mini jack per auricolari, porta micro USB, poi speaker di sistema, microfono per la soppressione dei rumori. Parte superiore, carrellino per la micro SD e per la nano SIM e altro microfono. Il nuovo Galaxy S7 Edge, come il nuovo Galaxy S7, include la modalità Always On, una funzionalità che permette di visualizzare in qualsiasi momento ora, data e notifiche sul display. Trattandosi di un display Super AMOLED, il resto dei pixel rimane spento, quindi consuma pochissimo la batteria, proprio un minimo. Funzione utile, coadiuvata anche dal LED di notifica. Peccato che al momento si possono solo vedere le notifiche, chiamate perse e SMS arrivati. Non si possono
visualizzare le applicazioni di terze parti, tipo WhatsApp, tipo Messenger, tipo Telegram. Speriamo che in un futuro, a livello di software, implementino anche questa modifica. Il Galaxy S7 Edge include poi un Game Launcher. Si tratta di una sezione dello smartphone dedicata interamente ai gamers. La faccio breve. Al suo interno sarà possibile salvare i livelli, mettere in pausa il terminale, attivare la modalità non disturbare per non essere interrotti dalle notifiche e anche registrare il gioco con la vostra faccia. Proprio una sezione dedicata ai giochi. Quando scaricherete un gioco dal Play Store verrà automaticamente messo dentro al Game Launcher. Inoltre, cosa che io aspettavo, i nuovi Galaxy S7 sono water resistant, come si diceva una volta degli orologi, cioè hanno la certificazione IP68, che significa che possono essere immersi in acqua per un'ora e mezza alla profondità di un metro. Fatto sta, quest'estate potrete tranquillamente fare il bagno in piscina e fare le foto a vostro figlio. Con l'acqua di mare non ve lo consiglio, comunque asciugate subito, però non entrate in acqua di mare con il Galaxy perché è acqua salata. In piscina nessun problema. Claro? Poi sono state ampliate le funzioni Edge. Ci siamo lamentati spesso del menu Edge dicendo che in realtà non offriva nulla di più. Così Samsung ha concentrato le proprie attenzioni su questo aspetto. Praticamente sul Galaxy S7 Edge è possibile sfruttare ben due colonne laterali grazie al display da 5,5 pollici e sarà possibile inserire le app preferite nel menu Edge semplicemente trascinandole, oppure la funzionalità già conosciuta People Edge, oppure delle vere e proprie applicazioni come Yahoo Meteo oppure Yahoo Finanza, eccetera eccetera. Inoltre troviamo il cardiofrequenzimetro sul retro, che non userete praticamente mai, il sensore ad infrarossi non c'è, NFC, S-Health, l'applicazione per la salute, GPS AGPS GLONASS, Wi-Fi ABGNAC, Wi-Fi Direct e casche TAMAS. Attento! La fotocamera posteriore ha un obiettivo da 12 megapixel, quindi meno rispetto S6. Però è dotato di apertura focale 1.7 e questo, ragazzi, fa tutta la differenza del mondo. Claro! Inoltre è dotato di tecnologia dual pixel integrata, che di norma caratterizza le reflex. Dual pixel significa che per ogni pixel ci sono due fotodiodi sensibili alla luce che lavorano sulla messa a fuoco. Ciò vuol dire che ci sono ben 24 milioni di fotodiodi che lavorano alla messa a fuoco. Ma che cazzo stai a dire? La velocità del sensore nell'inquadrare e mettere a punto a fuoco è 4 volte più veloce di quella di Galaxy S6 in condizioni di scarsa luminosità e 2 volte più veloce quando l'ambiente è ben illuminato. Galaxy S7 scatta immagini del 97% più brillanti e del 56% più luminose di S6. Insomma, ragazzi, come sono le foto? Sono uno spettacolo, anche in condizioni di scarsa luminosità. Proviamo a fare una foto che poi vi farò vedere, come sempre, notate la spettacolarità di questa foto che vi sto facendo vedere. Notate l'effetto sfumato, in primo piano il pelo del pupazzo, e per me è un'ottima foto. E poi vi faccio vedere le foto che ho fatto oggi era una giornata molto molto grigia, quindi molto difficile per le macchine fotografiche. Guardate che razza di foto che ha fatto. Ripeto, questa era una giornata molto grigia e molto buia. Guardate
Che foto spettacolare. Ecco, guardate questa qua. Io ero sotto degli alberi. Qui c'erano degli alberi. E io ero sotto questi alberi. Questo tipo, questo albero qua era quindi al buio. Con l'HDR automatico, guardate che tipo di foto che ha fatto. Uno spettacolo. Guardate il dettaglio dell'albero che sembra disegnato e il dettaglio dei mattoni ripresi in secondo piano. Veramente uno spettacolo. Questa qua è la classico castello, la foto che faccio, che ovviamente in primavera e in estate l'albero è fiorito, però anche qui c'era molto buio. Notate quanta luce ha preso il sensore di questa macchina fotografica. Questa è la versione ufficiale che trovate nei negozi e secondo me è uno spettacolo. Sia in condizioni di scarsa luminosità, batte sicuramente S6 e tutti gli altri telefoni, che in condizioni di luminosità buona. Lato giochi, ragazzi, ovviamente i giochi questo processore se li mangia. Proviamo ad aprire Real Racing e proviamo a fare una partita veloce, anche perché vi dico già che non ha nessun problema, sia a livello di caricamento è molto veloce, sia a livello di gioco. I dettagli sono al massimo, ho già caricato, i dettagli sono al massimo, specchietti, nuvole, casche, tamazze, tutto al massimo. Notate anche l'audio, ve lo alzo, vi parliamo anche dell'audio. Audio potente, pieno di bassi, ricco di bassi, corposo. Veramente un buon audio. Guardate i dettagli. Diciamo il riflesso sull'auto, sui vetri. Nulla da dire. Usciamo brutalmente. S7 Edge monta ovviamente Android 6.0 Marshmallow. Sono già in fondo, scusate. Android 6.0.1 Marshmallow, personalizzato dalla, io chiamo LagWiz, ma dalla TouchWiz di Samsung. Le applicazioni preinstallate sono molto meno rispetto agli anni passati e ora sono tutte utili, tant'è che ho dovuto scaricare lettore musicale e lettore video perché di default non c'erano, ma c'era Google Play Music. Vi faccio sentire, finché siamo qua, l'audio. Adesso ovviamente andiamo dai miei preferiti. Audio ottimo, ragazzi, bello corposo. Ok, per quanto riguarda i video, gira video in 4K che sono meravigliosi. Vi faccio vedere il video migliore del web. I bassi come sono corposi. Ho attivato senza volere, avete visto, il dual window. Questo vi fa vedere anche la potenza del telefono. Mentre il video gira senza nessun problema,
ad esempio qua apriamo Facebook. Siamo nella pagina Facebook e come vedete avete la possibilità di spostare, di allargare la pagina, di rimpicciolirla. Il telefono gira sempre veloce e fluido, tant'è che io quest'anno non ho dovuto installare Action Launcher 3, che è di solito il launcher alternativo che monto su tutti i telefoni. Quest'anno Samsung con la TouchWiz, dirò un'eresia, ma non mi ha fatto installare launcher alternativi. Le possibilità di personalizzazione sono tantissime: sfondi, widget, temi e griglia schermo, che è 5x5 come la tengo io, che è quella che preferisco. Inoltre ho installato il tema Material Design, che cambia le icone. C'è un pacchetto temi, c'è un pacchetto, scusate, c'è uno store temi enorme dove trovate tutto quello che volete. Il tema che ho io, se me lo chiedete, è questo qua, Material Design. Il Samsung Galaxy S7 Edge non sfoggia lo Snapdragon 820, ma 4 GB di RAM, 32 o 64 GB di memoria espandibile con micro SD e l'Exynos 8890, processore di casa Samsung. In pratica, CPU e GPU sono rispettivamente il 30% ed il 64% più potenti rispetto a Galaxy S6. Nell'utilizzo quotidiano il telefono è un fulmine. Lo speaker integrato è migliorato rispetto al Galaxy S6. Adesso i bassi sono veramente potenti e il volume è molto bilanciato. Ragazzi, finalmente Samsung ce l'ha fatta. Ha incluso una batteria da ben 3600 mAh in un corpo più sottile di quello di Galaxy S6 Edge Plus, che era dotato di 3000 mAh. Ora finalmente si arriva a sera tranquillamente con un uso super intenso con il 35% di batteria. È uno spettacolo. Concludendo, amici, il Galaxy S7 Edge è diventato compatto e penso che piacerà anche a chi non ama i padelloni. Il design, la fotocamera, le performance sono sorprendenti ed ora ha 1000 mAh di batteria in più e uno slot dedicato per la micro SD. È resistente all'acqua. Insomma, per me un grandissimo telefono. Chuck, cosa ne pensi? Chuck Norris approved. In molti mi chiedono: Bob, ma conviene il passaggio da S6 a S7? Io sento gli altri recensori che vi rispondono a questa domanda. Ma decidete voi, sono scelte personali, sono scelte vostre, dovete valutare voi. No, Bob vi risponde a questa domanda. Sì, vale la pena il salto S6-S7, tutta la vita, perché l'S7 è superiore in tutto. Claro? Quindi, da una parte mettiamo i pro, schermo, batteria, fotocamera, IP68 e design. Dall'altro mettiamo i contro, prezzo, batteria non sostituibile e, se proprio volete, lag width. Comunque io il telefono do 9 come voto. Io vi ricordo di cliccare mi piace sotto al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale Non Entity TV. Visitate la pagina Facebook mia, Bob DJ Ax e dei Non Entity mettendo mi piace. Qui era il vostro Bob DJ Ax che vi saluta, vi magnetizza e vi dice Non Entity Heart Energy. Foto che ho fatto in oggi era una giornata molto molto grigia, quindi molto difficile per le macchine fotografiche. Guardate che razza di foto che ha fatto. Ripeto, questa era una giornata molto grigia e molto buia. Guardate che foto spettacolare. Ecco, guardate questa qua. Io ero sotto degli alberi. Qui c'erano degli alberi
e io ero sotto questi alberi. Questo tipo, questo albero qua era quindi al buio. Con l'HDR automatico, guardate che tipo di foto che ha fatto. Uno spettacolo. Guardate il dettaglio dell'albero che sembra disegnato e il dettaglio dei mattoni ripresi in secondo piano. Veramente uno spettacolo. Questa qua è la classico castello, la foto che faccio, che ovviamente in primavera e in estate l'albero è fiorito, però anche qui c'era molto buio. Notate quanta luce ha preso il sensore di questa macchina fotografica. Questa è la versione ufficiale che trovate nei negozi e secondo me è uno spettacolo. Sia in condizioni di scarsa luminosità, batte sicuramente S6 e tutti gli altri telefoni, che in condizioni di luminosità buona. Lato giochi, ragazzi, ovviamente i giochi questo processore se li mangia. Proviamo ad aprire Real Racing e proviamo a fare una partita veloce, anche perché vi dico già che non ha nessun problema, sia a livello di caricamento è molto veloce, sia a livello di gioco. I dettagli sono al massimo, ho già caricato, i dettagli sono al massimo, specchietti, nuvole, casche, tamazze, tutto al massimo. Notate anche l'audio, ve lo alzo, vi parliamo anche dell'audio. Audio potente, pieno di bassi, ricco di bassi, corposo. Veramente un buon audio. Guardate i dettagli. Vi cambio il riflesso sull'auto, sui vetri. Nulla da dire, usciamo brutalmente. S7 Edge monta ovviamente Android 6.0 Marshmallow, sono già in fondo, scusate, Android 6.0.1 Marshmallow, personalizzato dalla, io chiamo l'acqua, sì, perché è acqua salata, in piscina nessun problema. Claro, poi sono state ampliate le funzioni Edge. Ci siamo lamentati spesso del menu Edge dicendo che in realtà non offriva nulla di più. Così Samsung ha concentrato le proprie attenzioni su questo aspetto. Praticamente sul Galaxy S7 Edge è possibile sfruttare ben due colonne laterali grazie al display da 5,5 pollici e sarà possibile inserire le app preferite nel menu Edge semplicemente trascinandole, oppure la funzionalità già conosciuta People Edge, oppure delle vere e proprie applicazioni come Yahoo Meteo, oppure Yahoo Finanza, eccetera, eccetera. Inoltre troviamo il cardiofrequenzimetro sul retro, che non userete praticamente mai, il sensore ad infrarossi non c'è, NFC, S-Health, l'applicazione per la salute, GPS AGPS GLONASS, Wi-Fi ABGNAC, Wi-Fi Direct e casche Tamaz. Attento! La fotocamera posteriore ha un obiettivo da 12 megapixel, quindi meno rispetto S6, però è dotato di apertura focale 1.7 e questo, ragazzi, fa tutta la differenza del mondo. Claro! Inoltre è dotato di tecnologia dual pixel integrata che di norma caratterizza le reflex. Dual pixel significa che per ogni pixel ci sono due fotodiodi sensibili alla luce che lavorano sulla messa a fuoco. Ciò vuol dire che ci sono ben 24 milioni di fotodiodi che lavorano alla messa a fuoco. Ma che cazzo stai a dire? La velocità del sensore nell'inquadrare e mettere a punto a fuoco è 4 volte più veloce di quella di Galaxy S6 in condizioni di scarsa luminosità e 2 volte più veloce quando l'ambiente è ben illuminato. Galaxy S7 scatta immagini del 97% più brillanti e del 56% più luminose di S6. Insomma, ragazzi, come sono le foto? Sono uno spettacolo anche in condizioni di scarsa luminosità.
proviamo a fare una foto che poi vi farò vedere. Come sempre notate la spettacolarità di questa foto che vi sto facendo vedere. Notate l'effetto sfumato, in primo piano il pelo del pupazzo, e per me è un'ottima foto. E poi vi faccio vedere le e ben trovati. Samsung ha ascoltato le lamentele piovute sul Galaxy S6 dell'anno precedente ed ha sparato fuori un top di gamma con i controrazzi. Io sono Bob DJ Axe e questa è la recensione del Samsung Galaxy S7 Edge, ma della versione che troverete nei negozi dall'11 di marzo, quindi non una pre-release del questo è quello che dall'11 marzo troverete in tutti i negozi. Claro? Sul fronte troviamo un display a dir poco meraviglioso. La Madonna! Schermo da 5,5 pollici Super AMOLED, curvo lungo entrambi i lati, che offre una risoluzione QHD 2560x1440 pixel ed una densità di 510 ppi. Lo stato dell'arte degli schermi Super AMOLED. La Madonna! Sul fronte troviamo, oltre ai vari sensori di luminosità e di prossimità, la fotocamera da 5 megapixel con apertura focale 1.7 come la fotocamera sul retro, per selfie bimbo minchia di gruppo, ed il tasto home con sensore di impronte migliorato rispetto al sensore precedente, ora più veloce e preciso. Vi faccio vedere la velocità col quale si sblocca, potete tenere il dito appoggiato e si sblocca. Per quanto riguarda il retro troviamo la fotocamera da 12 megapixel dotata di apertura focale appunto 1.7 per foto spettacolari sulle quali ci torniamo dopo, dual LED flash e sensore per ma dalla TouchWiz di Samsung. Le applicazioni preinstallate sono molto meno rispetto agli anni passati e ora sono tutte utili, tant'è che ho dovuto scaricare lettore musicale e lettore video perché di default non c'erano, ma c'era Google Play Music. E vi faccio sentire, finché siamo qua, l'audio. Adesso ovviamente andiamo dai miei preferiti. Thank you.
audio ottimo, ragazzi. Bello corposo. Ok, per quanto riguarda i video, gira video in 4K che sono meravigliosi. Vi faccio vedere il video migliore del web. Tutti i bassi come sono corposi. Ho attivato, senza volere, avete visto, il dual window. Questo vi fa vedere anche la potenza del telefono. Mentre il video gira senza nessun problema, ad esempio qua apriamo Facebook. Siamo nella pagina Facebook. E come vedete, avete la possibilità di spostare, di allargare la pagina, di rimpicciolirla. Il telefono gira sempre veloce e fluido, tant'è che io quest'anno non ho dovuto installare Action Launcher 3, che è di solito il launcher alternativo che monto su tutti i telefoni. Quest'anno Samsung con la TouchWiz, dirò un'eresia, ma non mi ha fatto installare launcher alternativi. Le possibilità di personalizzazione sono tantissime: sfondi, widget, temi e griglia schermo, che è 5x5 come la tengo io, il battito cardiaco, che userete mai. Devo ammettere che il nuovo form factor è veramente comodo e mi sembra perfetto, non troppo grande e, come dicevo appunto, comodo da tenere in mano. Ora il telefono ai lati non taglia come l'S6 Edge, vi ricordate? E la presa è più sicura e confortevole. I tasti del volume sono sulla parte sinistra, tasto accensione e spegnimento sulla parte destra. In basso troviamo jack, mini jack per auricolari, porta micro USB, poi speaker di sistema, microfono per la soppressione dei rumori. Parte superiore, carrellino per la micro SD e per la nano SIM e altro microfono. Il nuovo Galaxy S7 Edge, come il nuovo Galaxy S7, include la modalità Always On, una funzionalità che permette di visualizzare in qualsiasi momento ora, data e notifiche sul display. Trattandosi di un display Super AMOLED, il resto dei pixel rimane spento, quindi consuma pochissimo la batteria, proprio un minimo. Funzione utile, coadiuvata anche dal LED di notifica. Peccato che al momento si possono solo vedere le notifiche chiamate perse e SMS arrivati. Non si possono visualizzare le applicazioni di terze parti, tipo WhatsApp, tipo Messenger, tipo Telegram. Speriamo che in un futuro, a livello di software, implementino anche questa modifica. Il Galaxy S7 Edge include poi un Game Launcher. Si tratta di una sezione dello smartphone dedicata interamente ai gamers. La faccio breve. Al suo interno sarà possibile salvare i livelli, mettere in pausa il terminale, attivare la modalità non disturbare per non essere interrotti dalle notifiche e anche registrare il gioco con la vostra faccia, proprio una sezione dedicata ai giochi. Quando scaricherete un gioco dal Play Store verrà automaticamente messo dentro al Game Launcher. Inoltre, cosa che io aspettavo, i nuovi Galaxy S7 sono water resistant, come si diceva una volta, degli orologi, cioè hanno la certificazione IP68, che significa che possono essere immersi in acqua per un'ora e mezza alla profondità di un metro.
Fatto sta, quest'estate potrete tranquillamente fare il bagno in piscina e fare le foto a vostro figlio. Con l'acqua di mare non ve lo consiglio, comunque asciugate subito, però non entrate in acqua di mare con il Galaxy.